Avanti. Buongiorno. Buongiorno. Desidera? Posso fare nomi? Certamente. Faccia, faccia. Dottor Miccolis? Miccolis. Faiella, Antonio Faiella. Chiudi la porta. Chiudi. Sacco. Allora? C'ho quella cosa. La busta, la portata. E dove sta? Addosso. Beh, no, tira fuori, no? Oh, ma che stai a fare? Sbrigamosi! È che prima a telefono mi pareva che c'avesse un accento un poco pugliese. Lei ha perfettamente ragione. C'è cosa vuole a forza di stare in questa città. Il mio dialetto è un po' imbastardito, che scivola ogni tanto un poco nel dialetto capitolino. Ma io sono proprio di Cerignola, no? Sì, infatti adesso parla proprio bene, proprio lei, spiaccicato. Ma Cerignola è provincia di Bari. Provincia di ma che se ne fotta? Fotte, voi dite aperto, la O aperta a Bari, noi invece diciamo fotte, chiusa. È chiuso, è tutto chiuso a Napoli, a quest'ora poi chiude. Tira fuori la busta! Che sta facendo? Per sicurezza l'ho messa in canottiera, troppi scippatori, meglio non rischiare. Qua dentro l'unico che rischia sono soltanto io. Da. Ma è tutta qua bagnata. Giornata troppo umida, non era da canottiera, l'ho messa per sicurezza per tenere bloccata la busta. Ci sono tutti quanti gli euro qua dentro. Se vuole possiamo controllare insieme. No, mi fido, per carità. Sì. Ma siamo sicuri, dottore, che questo denaro sarà sufficiente per mettere a posto la licenza del mio principale, sì? Adesso è lei che non si fida. No, per carità, io ho soltanto riferito quello che mi è stato detto di dirle, non mi sarei mai permesso. Piuttosto mi dimenticavo, non è che potrei avere una ricevuta, una bollettina per dimostrare al mio principale che gli ho consegnato il denaro? La ricevuta? Ha ricevuto da una tangente, ma te sei bevuto il cervello. Sei diventato tutto quanto scemo. Che ha fatto? Sei dimenticato di andare tutti pugliese? Ci sto dicendo, c'è Rignolo purissimo. Cazzo sta busta. Cazzo sta busta. Ecco. Ma sono quasi 5 minuti che il pollo è dentro, ma cosa stanno combinando? Non è male questo caffè, eh? Oh, sta torda Miccolis. Dottor Miccolis, sono l'usciere, volevo avvisarla che sta arrivando il sottosegretario. Scoperto, dottore, come si fa adesso? Andiamo con la busta, presto, noi andiamo in galera tutto quanto. Dottore, per favore, mani pulite, no? Andiamo con la busta, presto! L'ho rimessa in canottiera, mi dovrei risvogliare adesso. E che ci vuole? Ecco qua, presto, vi farò sapere qualche cosa. La borsa, che qua è piena di truffatori, sì. Mi raccomando, Vieni, vieni, Gabriella, accomodati. Adesso il tuo Nicola chiama l'ufficio di collocamento. Adesso vedrai che in 5 minuti con una telefonata risolviamo tutto il tuo problema. Sì. Hai capito, bella? Adesso vedi. Oh, e lei chi è? E chi sono? Oh, Mulezza Maniglie. Chi? Scherzavo. Io sono Antonio Faiella, chi era Amazzetta. Sì. Scusa, bello, un attimo, vuoi accomodarti fuori? Mi aspetti e risolviamo subito il tuo problema. Adesso ho da fare con questo signore. L'accompagno. Un momento. Ciao. Non vi ho disturbato. Stavo sbrigando una pratica. Stavo praticando una sbrigatina. Che sono queste battute? La mutata. Metti a gridare, la mazzetta. Insomma, tira fuori qua, presso. Sì, la canottiera, i malintenzionati, i Che succede? Annaggia morto. Hanno fottuto dei sordari in da metropolitana. No, come no? Sì. Sei fatto fottere. Voi dite fottere aperto. Noi a Napoli diciamo fottere chiusa. A che suo momento? Ma chi se ne frega? Che gli dica il mio principale? Che sei un G3, sei. Scusate, da. Un cretino, hai capito? Ma bello già c'è uno. E togliti dai piedi. Vai via, cretino. Gabriella? Gabriele, dove sei? Gabriella! Ma che sta dicendo? Calla, se mi dà con la lombra! No, Gabriella! Avandrà, ti ha dato del cretino! Il cretino sarei io, dato io vado via la mazzetta! E a lui la giri mazza che la mazza a mano!